Rivediamo con estremo piacere Michele Gelsi. Michele, allora parliamo di calcio, calcio che vuole riaccendere, se vogliamo, i motori. Un conto è provarci, però altra cosa è riuscirci. Qual è il tuo punto di vista? Ma io penso che il calcio sia un'industria che è pronta, come sono pronte tutte le altre, di poter ripartire, anche perché ha voglia, e non finire il campionato sarebbe un po' un fallimento per tutto il calcio italiano. Anche se stanno facendo dei sacrifici, e penso che i professionisti, sia a livello medico, delle squadre sono di altissimo livello, quindi faranno in modo che nessuno venga contagiato, perché stamattina sentivo che basta uno dello staff e viene fermata tutta la squadra, quindi questo comporterebbe, quindi devono, se sono sicuri di partire, sono sicuri anche di poter riuscire a fare questo. Ecco, protocollo, modifiche per la B, ci sarebbero tante difficoltà invece. Ma la B sicuramente, anche perché le A hanno tutti un centro sportivo attrezzato dove possono stare tutti isolati da tutte. Le serie B non tutti hanno queste strutture, a parte il Pescara che non ha le camere ma ha un albergo adiacente al quindi sarebbe un pochettino più difficile. Però penso che in un modo o nell'altro una soluzione la troveranno. Già se parte la Serie A è già qualcosa di positivo. Insomma, Michele Gelsi si iscrive al partito, bisogna tornare in campo. No, io parto dal presupposto che io ho un'attività e vogliamo provare a... Già è una cosa in perdita, però vogliamo mettere la nostra professionalità a guadagnare quella percentuale che gli altri ci dicono che dovremmo perdere. Quindi voglio partire perché siamo in sicurezza, abbiamo tutti i protocolli che ci dicono, li vogliamo tenere alla lettera, però ci devono dire come ripartire e come penso che la Serie A voglia sapere dal governo come deve ripartire, che il problema è questo, stiamo navigando a fari spenti e questo ci dà un po' di nervosismo. Qualcuno però solleva anche un problema etico, perché ci sono ancora tanti lutti, tante morti, insomma questo è un aspetto da considerare obiettivamente. No, questo non è, bisogna mai dimenticarlo, ci sono stati più di 30.000 morti, quindi tanto di responsabilità e rispetto nei confronti di chi ha perso i cari, ci mancherebbe altro. Però adesso purtroppo nella vita bisogna andare avanti, se pensiamo a quello che è successo, sempre con rispetto, però la vita va avanti, dobbiamo adeguarci anche a questo momento qui che nella vita mia non ho mai affrontato, quindi è una sfida anche ognuno con se stesso, rispetto con gli altri e responsabilità massima anche nostra nei confronti degli altri, perché purtroppo oggi ci dicono di tenere la distanza, io sono un tipo affettuoso, quindi mi piace scherzare, toccare, baciare, abbracciare, è una cosa che è un po' una castrazione per il mio modo di vivere. Infatti poi come si farebbe una partita di calcio? Voglio dire, il calcio è lo sport di contatto per eccellenza. Sì, però loro partono dal fatto che sono tutti negativi, hanno fatto tamponi, hanno fatto test serologici, sono forse in Italia sono quelli più controllati di tutti, forse più dei medici e più dei professori e più dei chirurgi o quelli che sono stati in ospedale. È un controsenso perché il calcio dovrebbero essere controllati, però visto che hanno anche le risorse economiche per poterlo fare, quindi credo che siamo nelle condizioni di poter partire tutta l'Italia, non solo esclusivamente scaglionati, perché così tu governo scegli la morte e la vita di un'azienda, questo non è giusto. Ti faccio l'ultima sul tuo Pescara, di cui sei stato un'autentica bandiera, non è piaggeria, ma sono i fatti, la realtà, anzi è la storia che parla molto chiaramente. Il Pescara, quando si è fermato il campionato, aveva imboccato una china pericolosa. Sì, io al Pescara ce l'ho nel cuore, come tu sai bene, io sono qui dall'89, ci ho fatto 10 anni, sono stato capitano, la vivo tuttora e la vivo da tifoso e da attaccamento alle persone cui stanno ancora dentro, che sono tutti amici. Sì, giustamente prima che si fermasse questo campionato il Pescara aveva un po' perso quello spunto che aveva all'inizio, che l'aveva portato anche nella zona playoff. Adesso sperando che se dovessero ripartire ritrovino quello spunto e quella voglia che c'era all'inizio. Sebastiani ha dichiarato testualmente: non sto pensando all'allenatore del prossimo anno, però ho un identikit nella mia testa. Mi piacerebbe un giovane allenatore con la cultura del lavoro di Zeman. Ma Zeman, purtroppo secondo me adesso ci vuole un allenatore... bravo e giovane, con le idee nuove. E poi non so se tu hai seguito l'intervista di Galeone Allegri su Facebook. E grande serata. Max ha detto una cosa che io non ho mai pensato, che Pescara ha bisogno di prendere un allenatore identico alla città, che sposi le caratteristiche e l'idea della città.
che pescare è una città viva, gli piace divertirsi, gli piace uscire, gli piace vedere il bel calcio e sicuramente se uno riuscisse a combinare questo, tu vedi Galeoni, Delio Rossi, Roddo hanno un po' sposato questa cosa qui, i risultati sono sempre venuti.